Sono Gabriele D'Ottavio e sono un ricercatore FBK presso l'Istituto Storico Italo-Germanico. L'argomento su cui verte il mio intervento, la settimana di studi dedicata al tema della transizione, è quello del rapporto fra la storia della scienza politica in Italia e in Germania dopo il 1945 e i processi di democratizzazione. In particolare mi propongo di spiegare il modo in cui i processi di democratizzazione hanno impattato sul processo di sviluppo e di rifondazione della scienza politica italiana e tedesca dopo il 1945 e il modo e dall'altro di chiarire il modo in cui alcuni esponenti della disciplina si sono misurati con il tentativo di identificare e talvolta anche di indirizzare alcuni di quei processi politici, culturali e sociali che potrebbero eventualmente essere interpretati come dei processi tipici della transizione compresa fra il 1945 e il 1973. Ne esce un quadro in chiaroscuro, nel senso che se da un lato gli sforzi che furono dispiegati dagli esponenti delle due comunità politologiche, italiana e tedesca, per costituire una scienza politica come disciplina autonoma, furono degli sforzi notevoli anche accompagnati da importanti risultati, dall'altro alcuni tentativi di interpretare, declinare la scienza politica come una scienza della democrazia e talvolta come una scienza per la democrazia si sono dimostrati infruttuosi o comunque problematici. Con uno sguardo rivolto al presente, penso che la vicenda della scienza politica italiana e tedesca nel secondo dopoguerra possa risultare istruttiva. Anche oggi si ha l'impressione che le forme della politica e della democrazia, sia a livello nazionale che a livello internazionale, pensiamo alla crisi economica, pensiamo alla crisi dei partiti politici in Italia, stiano attraversando delle fasi di grande trasformazione e che per cogliere la portata di questi cambiamenti anche le scienze umane in generale siano chiamate a ridefinire il loro oggetto di indagine, le loro metodologie e eventualmente a sperimentare nuovi strumenti analitici. In tal senso, l'auspicio è che la transizione come strumento analitico possa costituire uno strumento efficace.